Mosè e i figli di Israele sono arrivati davanti a un grande mare e non sanno come continuare. Ma Mosè solleva il suo bastone. E le onde capiscono che si devono spostare. Così i figli di Israele potranno camminare in mezzo al mare. E in fretta, arrivano sull'altra riva asciutti. Ma il grande mare non è amico degli egizi e non li lascerà passare. Mosè solleva una mano e le onde ritornano veloci nel loro letto e piovono addosso agli egizi. S'accende di luce improvvisa la grotta a Betlemme. Un piccolo bimbo è nato. Vagisce. Lo culla Maria, la sua mamma. Giuseppe lo culla e abbraccia con sguardo di amore. È lui il piccolo bimbo donato da Dio. Ripartono i magi studiosi e corrono ancora. Ed ecco venire nel cielo la loro amica stella apparsa in oriente. Poi si ferma a brillare di gioia sulla grotta. E i magi sapienti trovano Maria con il bimbo. È lui certamente il piccolo re che cercano. Si chinano sino a terra, come si fa per i grandi re, i magi sapienti, per adorare il piccolo bimbo che è re e siede sul suo trono. E il suo trono sono le braccia della sua mamma. Un angelo arriva, una notte tranquilla, nei sogni di Giuseppe, e adagio adagio sussurra. Svegliati, Giuseppe, prendi il bimbo e la sua mamma e scappa in fretta in Egitto, perché Erode ha paura del bimbo e già sta cercandolo per ucciderlo.